Grazie Presidente. Anche oggi abbiamo il privilegio di votare una variante urbanistica per un'opera che i romani attendono da qualcosa come più di 20 anni. Io ho ascoltato gli interventi in discussione in aula, devo dire, certo, noi stiamo andando in continuità amministrativa rispetto ovviamente a un procedimento appunto incardinato oltre 20 anni fa. Però c'è anche della discontinuità amministrativa in questi 20 anni, va detta sta cosa, perché sennò qui, rispetto agli interventi che ho ascoltato, il centrodestra che no, vuole in qualche maniera appropriarsi, no, rivendicare la paternità dell'opera, dicendo che il tutto era stato in qualche modo approvato durante il loro mandato. Poi qui ricordiamo, perché noi assistevamo a suo tempo in maniera un po' così attonita, i volantini del PD. No, tu lo sai perché sei in fila? Alemanno taglia per i fondi per il ponte dei congressi. Ed erano comunque le solite schermaglie che ci sono sempre state in questa città tra centrodestra e centrosinistra, in un modo o nell'altro. Poi è arrivato il PD, è ritornato il PD con Marino, e non si capisce per quale motivo il ponte dei congressi è stato leggermente accantonato. No, anche lì evidentemente da qualche corrente interna, per far spazio invece a un'altra opera, appunto lo stadio. Oggi il PD dice no, lo stadio del Ponte dei Congressi non c'entra nulla, perché vuole a sua volta rivendicare la paternità di quest'opera. Ora qui io vorrei dirlo molto chiaramente: la paternità delle opere a Roma non è né del PD né del PDL, Forza Italia, né di nessuna forza politica, neanche del 5 Stelle. La paternità è dei cittadini che pagano le tasse e vogliono dei procedimenti, per quanto possibile, veloci, onesti, per realizzarle. E questo è quello che stiamo facendo. Non vogliamo nessun merito, però ecco, quando si viene in aula a discutere queste cose, per favore, sarebbe anche bello, no, che fosse riconosciuto a questa forza politica il fatto di non avere alcun interesse di parte. Votiamo compatti quest'opera. Grazie.